Amici, abbiamo scoperto che siete giocherelloni come me, vi piacciono un sacco i giochi, anche a me piacciono i giochi, e allora quando me ne vengono proposti di nuovi li accetto sempre. Iscrivetevi per giocare con me naturalmente. Il nuovo gioco, come funziona il nuovo gioco? Mi faranno vedere dei cambiamenti di maglia, la carriera di alcuni giocatori, e in base ai trasferimenti io dovrò capire quale giocatore sia. So se è tanto facile. Posso chiedere l'aiuto a casa e chiamare Di Marzio? No, ma non ho detto di no, non posso chiamare Di Marzio. Partiamo, via! Ecco il primo. Rosario Central, quindi argentino. Benfica, Manchester, Paris. Questo è facile. Di Maria. Danubio, Palermo, Napoli. Cavani. Andiamo avanti? Facciamo un altro? Milan, Schalke, Ajax, Schalke. Milan, Schalke, Ajax, Schalke. Sono manco che HC03. Comunque era lo Schalke fino all'anno scorso. 4 anni all'Ajax, 7 anni allo Schalke, è partito con il Milan un anno solo. Schalke, una punta. No, questo non lo so. Ah, cavolo, il calciatore. Lo dovevo indovinare, questo era facile. Untela era una bella punta, il calciatore è un giocatore interessante. Perché me lo so perso? Allo Schalke ho pure fatto delle partite. Ma vabbè, questo è gravissimo, Caressa. Vai! Prossimo. Milan, Siviglia, Milan. Eintracht di Francoforte, Lipsia, Silva. L'attaccante. Bene. Questo è l'attaccante preferito da Cristiano Ronaldo, mi hanno detto che Cristiano Ronaldo accanto a sé vuole sempre uno come André Silva. Partizan, Fiorentina, Juventus, e questo è Vlahovic. Partizan, c'è un bel ricordo sul Partizan, una delle prime trasferte che ho fatto con Teleroma 56. Mi danno un biglietto di curva e mi dicono devi essere a bordo campo a fare la partita. Ma come a bordo campo? Sì, mi dice Valentino Tocco, che era il camera allora di Teleroma 56, che poi è stato camera e regista ed è tuttora camera e regista di Costanzo, lo ha seguito per anni. Devi fare così. Quindi io che faccio? Prendo il mio biglietto, arrivo davanti allo stadio, prepariamo la telecamera, arriva il presidente che allora era Sensi della Roma, io faccio un'intervista a Sensi che stava entrando a controllare lo stadio, quindi dando le spalle a quelli che non mi dovevano far entrare, loro vedono il presidente, mi fanno entrare lo stesso, finisco dentro il campo l'intervista vista al presidente e poi incomincio, mancavano 4 ore alla partita, incomincio a scappare e a nascondermi dentro i tunnel finché alla fine mi beccano e mi dicono ma come mai sei qui? No, noi troupe televisiva, così gli spiego in inglese e loro mi dicono troupe televisiva? Sì, e io dico Rai e mi danno la pettorina, la Rai non ha mai saputo che mi sono millantato come raista in quel momento. PSG, Juventus, Bayern di Monaco, dal 2015 Bayern di Monaco. Coman. Vai. Oh, sono andato bene, eh? Banfi, Genoa, Fiorentina, Cagliari, Verona. Da quest'anno al Verona. Simeone. Bene. Prestito Aston Villa, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, dal 2015 Liverpool. Allora, Liverpool di quest'anno, quanti ne sono? Ce ne sono tanti dal 2015, che ha giocato al City, che ha giocato all'Aston Villa, Newcastle. Potrebbe essere Mané? No, Milner. Ah, Milner, no! Come c'ho anche la maglia di Milner. Anche a mio figlio gli ho regalato la maglia di Milner. Ma come ho fatto a non indovinare Milner? Milner! Tra l'altro, tornate un attimo indietro nella Milner, Aston Villa, Newcastle, ha anche un record per uno degli esordi più giovani nel campionato. Vabbè, la vecchiaia. Tbilisi, Wolfsburg, Manchester City, Roma, Inter, Edin Dzeko. Interblock Lubiana, Maribor, Palermo, Fiorentina, Atalanta, Josip Ilicic. Vai. Juventus, Real Madrid, Chelsea, Atletico Madrid, Juventus, Morata. Questi dai, erano abbastanza facili, questi li avete indovinati anche voi, dai.
Real Madrid, 2 anni addotto, Inter, Paris Saint Germain. Vabbè, quest'anno Hakimi. Pescara, Sampdoria, Arsenal, Atletico Madrid, Fiorentina. Adesso qui andiamo un po' più sui. Pescara, Sampdoria, Torreira. Milan, PSG, Galaxy, Milan. Zlatan Ibrahimovic. Atalanta, Padova, Atalanta, Milan, Fiorentina dal 2020. Atalanta, Padova, Atalanta, Milan, Fiorentina, Bonaventura. Udinese, Napoli, Juventus, Torino, Sampdoria dal 2016. Fabio Quagliarella. Bene, ciao Fabio, grande Fabio, abbiamo messo gli ultimi 5 anni Fabio, perché se no lo sai, perché il secolo scorso non vale. Ciao Fabio. Udinese, Sampdoria, Siviglia, Fiorentina, Atalanta 2019, la Fiorentina, l'Udinese, la Sampdoria, Muriel. Bene. El Papu Gomez. Beh, qui andiamo su difficile, oh. Schalke, Werder Bremen, Real Madrid da 3 anni. Arsenal 8 anni. E Fenerbahce da quest'anno. E chi è passato a Fenerbahce quest'anno che ha giocato a Werder, Real Madrid 8 anni, al Real Madrid 3 anni, all'Arsenal 8? Non me lo ricordo perché non sono preparato sul mercato del Fenerbahce di quest'anno, vi dico la verità. Vai. Ozil, non sapevo, potevo arrivarci ma non mi ricordavo che era andato a Fenerbahce Ozil. Ozil, sapete che Ozil, dicono, ha molto successo sul campo, ha molto successo in altri campi. Ah però, Arsenal, Bradford, Arsenal, Roma, Juventus. Non un giovincello, perché gli ultimi 5 cambi partono da 13 anni fa, dal 2017 alla Juventus. Allora, questo non lo posso sbagliare, dai. Szczesny. Basilea, Chelsea, Fiorentina, Roma, Liverpool. Salah. Novara. Sporting di Bologna, mi pare che Cristiano Ronaldo ha giocato nel Novara. Dal 2020 al Manchester United, ha giocato nella Sampdoria, come no, è Bruno Fernandes. Dortmund, Wolfsburg, Inter, Monaco, Perisic. Amburgo, Leverkusen, Tottenham dal 2015. Non mi viene il nome. Non mi viene il nome. Son, non mi veniva il nome, sì. Barcellona, Juventus, Paris Saint-Germain. È tornato indietro a San Paolo e è andato a Barcellona. Dai, questo è facile, fa bene. Questo non puoi sbagliare, 8 anni a Barcellona, poi è passato un anno alla Juventus. Oh, faticoso sto gioco, eh. Juventus, Paris Saint-Germain, San Paolo, Barcellona, 2 anni a Parigi. Dani Alves. Potevo indovinarlo prima. Allora, Barcellona, Chelsea, Roma, Lazio. Beh, questo è un passaggio che ha fatto epoca. Pochissimi passaggi da Roma a Lazio. Pedro. Groningen, quindi Olanda, Ajax, Olanda, Liverpool, Barcellona, Atletico Madrid, 6 anni a Barcellona, Suarez. Karlsruhe, Karlsruhe, voi non ci crederete ma ci ho passato weekend invernali a Karlsruhe, un buon consiglio.
Questo dovrebbe... Perché non mi viene così? 4 anni e mezzo è passato dall'Inter quest'anno? Oh, mi viene in mente. Aspetta, ma ragioniamo. Vedete, non fare più le telecronache, che non c'è più le rose delle squadre come ce l'avevi prima? Çalhanoğlu. Varese. Genoa ha giocato con Daniele, che è Sassuolo, quindi Varese, Napoli. Quindi è italiano, che andava da Napoli a Cagliari. Dal 2017 è quello alto sempre rotto. Chiavi se non mi viene il nome come in vecchio. Ma non è Pavoletti? Pavoletti. De Bruyne. Stella Jamie, Atalanta, Cesena, Atalanta, Milan, che sì. United, Chelsea, Monaco, Galatasaray, Rayo Vallecano. Falcao, Radamel Falcao. Monaco, Galatasaray, penso ho indovinato Monaco, Galatasaray, che avevo fatto la partita, l'avevo preparato perché ero andato a fare una partita a Galatasaray. Oh, amici, ho capito una cosa: tra quando fai le telecronache e quando non fai le telecronache, cosa cambia? Cambia che per una telecronaca lavori 48 ore sulla rosa, 60 ore sulla rosa, ti studi tutto. Quando non fai le telecronache, magari alcuni particolari li puoi lasciare un po' da parte e quindi ci lavori un po' di meno, lavori più sulle statistiche, no? E quindi vedi, sono un po' meno brillante, un po' meno veloce, ci ho messo un po' di più di quanto avrei dovuto metterci. Come sai che torno a fare le telecronache? Iscrivetevi!